Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Sul blog di oggi, sabato, di Tag Medicina, ho affrontato un argomento sul quale si ha sempre più consapevolezza. L'infertilità maschile può essere correlata, come sappiamo, a infezioni delle vie seminali, anzi è una delle prime cose che dobbiamo cercare, ma si è vista anche una correlazione con infezione da HPV, lo Human Papilloma Virus, quello responsabile, per capirci, dei condilomi. Ne esistono tantissimi genotipi con espressioni diverse in varie parti del corpo. Io non sono dermatologo, per cui non mi permetto di fare lezioni o di trasmettere concetti sull'HPV, che anch'io devo studiare quotidianamente, però dobbiamo renderci conto che l'infezione da HPV è sempre più presente e, se non cercata, non sempre ne abbiamo la consapevolezza. Da dove deriva il tutto? Studi importanti, una meta-analisi che ha considerato tantissimi studi a livello mondiale, ha estrapolato alla fine 50 lavori scientifici di notevole importanza, di notevole peso scientifico, e si è visto come, andando sui numeri, l'infezione da HPV è presente in un 20% della popolazione maschile infertile, contro un 8% nella popolazione di controllo. Quindi vediamo una percentuale molto alta. Devo dire che io stesso, da qualche anno chiedo nella spermiocultura anche la ricerca dell'HPV, chiedo un HPV screening che poi verrà tipizzato nel caso di positività, e avevo notato effettivamente l'alterazione, la correlazione fra l'alterazione di alcuni parametri del liquido seminale. Effettivamente questi studi hanno dato un po' conforto al mio pensiero, e nel senso che effettivamente l'infezione da HPV è responsabile maggiormente di una ridotta mobilità dello spermatozoo, e sappiamo come la mobilità sia il parametro più importante per quanto riguarda quello che un tempo veniva chiamato l'indice di fertilità. Di contro si è anche visto che la presenza di HPV nel liquido seminale predispone purtroppo anche più facilmente all'aborto spontaneo e rende più complessa la possibilità di una gravidanza anche con tecniche assistite. Questo messaggio non vuole avere un timbro pessimistico, non è detto che un'infezione da HPV pregiudichi la possibilità di una gravidanza, però potrebbe essere un ostacolo che chiaramente, se non cercato, se non richiesto dall'andrologo curante, non ne sappiamo l'esistenza. Qual è il lato un po' negativo? Che anche se scoperto non esiste una cura immediata, non è un'infezione da Escherichia coli dove posso prendere un classico antibiotico per 3 settimane. L'HPV richiede che il nostro sistema immunitario lo debelli, a meno che non si facciano cure di tipo immunostimolante naturale, purtroppo in questo periodo molto conosciute per la presenza del Covid, e quindi siamo tutti più sensibilizzati su sostanze naturali che aiutino l'immunomodulazione, in primis ultimamente la lattoferrina. Esistono delle callicreine che possono immunomodulare la nostra risposta anche localmente, ma questo più nei condilomi, quindi nell'espressione cutanea dell'HPV. Esistono i vaccini, e chiaramente dedicati ad alcuni genotipi. Quello che dobbiamo lasciar fare è il nostro sistema immunitario. Nell'arco di 3-6 mesi riesce spesso a debellare l'infezione, quindi in quel momento saremo costretti a rapporti protetti. Dico costretti perché stiamo cercando una gravidanza, quindi il rapporto protetto è un ostacolo al nostro progetto, è un ostacolo al progetto per il quale il paziente è venuto a visita da me, però chiaramente dobbiamo anche rispettare questa situazione. Chiaramente ci saranno molte coppie che hanno avuto una gravidanza tranquilla pur in presenza di infezione da HPV non cercata e non conosciuta, però una volta che abbiamo l'evidenza di un'infezione dobbiamo attenerci a delle indicazioni. 3-6 mesi di rapporti protetti e la negatività del liquido seminale permetterà della spermiocoltura e della ricerca dell'HPV nel liquido seminale permetterà di avere rapporti non protetti e riprogrammare la gravidanza. Con questo è tutto, volevo lanciare questo piccolo segnale, questo pensiero. Teniamo conto anche di questa infezione quando l'uomo presenta uno spermiogramma non perfetto, specialmente se la mobilità è ridotta. Con questo vi saluto e auguro a tutti un buon fine settimana.